Allora, grazie Gabriella. Con Gabriella abbiamo iniziato a registrare un bucchiaio fino a qua. Abbiamo iniziato a registrare qualche brano, due giorni fa siamo stati in studio di registrazione e quindi stiamo cercando di far uscire qualcosa di carino, chiedendo a Dio di darci la sapienza, di darci l'abilità di provvedere anche per tutto quello che c'è, di cui c'è bisogno. Allora, abbiamo... scusate, io devo mettere un attimo il microfono, se no non mi sento. Mettiamo un attimo qua e... mettiamo questo qua, queste sono così... Ora dovrebbe sentirsi. Era meglio prima. Leviamo, dai. Stacca questo rosso. Quindi devo ripetere tutto quello che ho detto? Dobbiamo ripetere dall'inizio della riunione? Rifacciamo tutti i canti? La pace non dipende dalle circostanze. La pace non dipende, come abbiamo detto, lo ripeto per il beneficio di quelli che stavano ascoltando, dall'aspetto economico, da una buona famiglia, dal vivere nella migliore cittadina, nel miglior paese, nella migliore città del mondo. La pace è una condizione interiore che si può avere soltanto conoscendo colui che l'ha inventata. Gesù viene chiamato e viene definito il principe della pace. In realtà non è semplicemente il principe, lui è colui che l'ha inventata, che l'ha creata, ed è l'unico alla fine che può darla a tutti noi. Nell'Antico Testamento, parecchi millenni fa, qualcuno aveva profetizzato qualcosa, aveva detto qualcosa ed era profetico, lo voglio leggere insieme a voi in Isaia 30, il versetto 15. Isaia 30, il versetto 15 dice così: poiché così dice l'Eterno, il Signore, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Nel ritornare in me, nel riposare in me sarà la vostra salvezza. Se io chiedessi questa mattina quanti desiderano la salvezza, tutti quanti noi alzeremmo le mani, vero o no? Il problema è che molto spesso le persone non sanno come fare ad averla. E Dio dice nel ritornare in me e nel riposare in me. Qualcuno può
potrebbe pensare e discutere su questo. Magari sì, ritornare al Signore, come si fa? Non lo so, ricominciamo a pregare, andiamo in chiesa, stiamo insieme a persone che credono. Ma come si fa in un momento così a riposare? Dove tutto va veloce, dove tutto è improntato sull'immagine, sull'esteriorità. Se non hai la foto giusta con i filtri giusti, nel pettinata in maniera giusta, ti piovono addosso mille critiche da questi social, dai quali purtroppo in alcuni casi abbiamo imparato quasi a dipendere. Non so quanti si ricordano quando c'è stato il lockdown di WhatsApp, Facebook e Instagram l'anno scorso, non ve lo ricordate? Per quasi 24 ore non hanno funzionato. Sapete quante telefonate sono state fatte alla polizia, ai vigili del fuoco? Da persone che non riuscivano a respirare, non riuscivano a vivere. Qualcuno ha chiamato la polizia dicendo: per favore venite a casa mia perché non riesco più a vivere. Ma è successo qualcosa? C'è un incendio? Qualcuno sta maltrattando? No, non ho più la linea, non ho più WhatsApp. Siamo in un'epoca di follia dove riposare è diventato non la cosa più naturale, ma è diventato il miracolo. Oggi parli con le persone dappertutto, in qualunque situazione, le persone sono stressate, e se anche non lo sono, piace loro dirlo, perché fa moda, perché è trend. Come stai? Non me ne rende, lo sogno cessato. Ma scusa, ma sei a casa disoccupato con il reddito di cittadinanza e non fai niente dalla mattina alla sera? Sogno cessato perché non faccio niente. O sono stressati perché non fanno niente, o sono stressati perché fanno troppe cose. Non c'è mai scampo. Come si fa a riposare lui? Nella calma, grande parola, e nella fiducia sarà la vostra forza. Quanti vogliono essere più forti? Tutti! Quanti vogliono avere più forza per affrontare circostanze, situazioni economiche, malattie, problemi in famiglia, problemi al lavoro? Tutti quanti vogliono la forza e vogliono essere fortificati. Ma come si fa ad avere la calma? E come si fa a riposare? E questo è... Come si fa ad avere una Bibbia nuova? E questo è il problema. E questa è la soluzione. Matteo capitolo 11. Il versetto 28, questo è uno degli inviti più straordinari e più, si può dire più meraviglioso, mamma? No. Non si può dire, lo diciamo, più straordinario e straordinariamente più bellissimo, meravigliosissimo, grandissimo. L'invito più incredibile che sia mai stato fatto all'essere umano. Matteo 11, 28: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Dillo alla persona accanto a te: riposo. È importante avere il riposo materiale, dormire. Mia moglie Mary ne sa qualche cosa significa non dormire per quasi 2 anni con dei bambini che non la fanno dormire. È un miracolo vivente questa donna, è straordinaria. Bella cosa luce zuccherata che non c'è con i bambini fuori. Ma il riposare interiore è quello che ti salva veramente la vita. È stato dimostrato scientificamente che il 95% delle malattie oggi esistenti al mondo ha una natura psicosomatica.
Cioè significa che il 95% delle malattie oggi esistenti al mondo sono il frutto di ciò che passa dalla tua mente e che fai rimanere dentro di te. La malattia non viene dall'esterno, viene dall'interno. E quando le persone riescono a trovare la vera pace e il vero riposo, una delle prime cose che succedono è che si distendono in viso. Il loro viso cambia, la loro espressione è totalmente diversa, ma comincia a succedere qualcosa dentro di loro. Passa quel mal di stomaco, quel problema al colon, quella gastrite, si riesce a respirare meglio, le persone riescono a stare in una posizione più eretta invece che stare ricurvi. Sono tutti segnali di una vita disordinata che in realtà ha solo bisogno di trovare pace e riposo. E il messaggio e l'invito di Gesù è: venite a me voi tutti che siete travagliati e stanchi. Ora, essere travagliati e stanchi, non entriamo in questa definizione, perché ognuno di noi ha la sua, ognuno di noi ha i suoi motivi per essere travagliati e stanchi, ma come diceva il pastore Rosario poco fa, c'è la soluzione, grazie a Dio. Amen. C'è una soluzione per qualunque cosa, c'è una soluzione. E la soluzione più grande che sia stata mai data all'essere umano è Gesù, è la soluzione per ogni cosa. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati ed io vi darò riposo. E poi dice una cosa che in realtà non ha senso, è come se si contraddisse Gesù. Il versetto 29 dice una cosa assurda, perché non ha senso rispetto a quello che ha detto prima. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, voi troverete riposo per le vostre anime. Cioè prima dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati ed io vi darò riposo. E l'immagine è: vai a Gesù ed è lui stesso che leva dalle tue spalle tutti quei carichi e tutti quei pesi che la vita ti ha messo addosso. E ti sembra di volare, ti sembra di essere in un'altra dimensione, ma subito dopo dice: prendete su di voi il mio giogo. Il giogo è un ardese di legno o di metallo, in alcuni casi anticamente si faceva di legno, e veniva messo sul collo, sulla nuca dei tori, perché questi tori che camminavano a coppia venivano soggiogati o aggiogati insieme per lavorare nei campi. E la cosa straordinaria che faceva il contadino quando univa questi due animali, queste bestie incredibili, una forza formidabile, era quella di mettere un toro anziano e uno più giovane. Quello più giovane è quello che dava la forza nella spinta, ma il toro anziano è quello che aveva la saggezza e aveva l'esperienza, ed è quello che sapeva mantenere dritto il cammino per trascinare l'aratro che rompeva la terra preparandola per la semina. E Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati, io vi darò riposo. E poi dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi ritroverete riposo per le anime vostre. Questo è paradossale, sapete perché? Perché in realtà Gesù ti libera dai pesi della vita, ma mette su di te qualcosa che ti salverà la vita. E non è soltanto un riposo, ma lui fa qualcosa di meraviglioso. Ascoltate la donna meravigliosa di cui parlate, con i figli meravigliosi di cui parlate. Quando tu vai a Gesù, quando noi andiamo a Gesù, lui ci libera da tutti i pesi della vita e da tutto ciò
che ti sta schiacciando. Il pastore poco fa diceva di una famiglia distrutta, la sua famiglia distrutta. Ciò che c'è in giro è innominabile. Di quanti pesi oggi, ancora oggi, la vita mette nella vita di ogni persona e soprattutto dei nostri figli. E per questo dobbiamo stare attenti, dobbiamo vigilare, soprattutto con questi arnesi che hanno sempre nelle mani e non sappiamo che cosa vanno a guardare. Ma subito dopo, quando lui ti dà riposo, lui fa un'altra cosa, lui fa un miracolo meraviglioso. Lui mette nella tua vita un senso di proposito. Il senso di proposito è importante, sapete perché? Perché molte persone arrivano a Cristo, ricevono la pace e poi non sanno cosa fare. Mentre il Signore non solo, come dice, ti prepara per essere riempito, dice vai al Signore, si diceva poco fa, e vai a Lui vuoto, in modo tale da essere riempito. Ma una volta riempito, cosa ci devi fare con tutto quello di cui Lui ti ha riempito? E Lui dice, io metterò su di voi il mio giogo e vi darò un proposito di vita, vi darò una direzione e io sarò sempre accanto a te, non ti lascerò e non ti abbandonerò e faremo il lavoro insieme. E poi dice una cosa, conclude dicendo, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. E questo è assurdo, questo è un paradosso ed è soltanto qualcosa che Lui può dire, perché il giogo in realtà non è leggero. Ma quando la tua vita messa nelle mani del Signore, diretta dallo Spirito Santo, comincia a camminare come Lui desidera e in accordo alla sua volontà, qualunque sia la condizione che tu passerai e che tu vivrai, con Lui supererai ogni cosa. Con Lui puoi affrontare qualunque cosa accade nella tua vita e tu sai che con Lui hai sempre la vittoria. Tu sai che con Lui puoi uscire da qualunque situazione a testa alta. Le situazioni della vita cercheranno di tenerti sempre a testa bassa e questo è il paradosso. Il gioco ti tiene con la testa bassa, ma Lui è colui che ti dice, io sono colui che rialza il tuo capo, io ti farò stare avanti e non alla coda. Tu starai sempre in alto e mai in basso, perché se la tua vita è sotto lo stesso gioco con il re dei re, non puoi perdere. Amen. Non puoi fallire. Puoi fallire nelle situazioni più estreme, nelle situazioni più assurde, quando il medico dice non c'è più speranza, è inutile che ci provate, non è possibile. E poi grazie a Dio trovi qualcuno, qualche medico, qualche imprenditore, qualche direttore di banca, qualcuno che crede e che magari crede anche in te e che ti apre delle porte, anche di speranza nel cuore, semplicemente mettendo un pensiero. Siete dei credenti? Sì, pregate perché solo Dio può farlo. Ho ascoltato la testimonianza di un carissimo amico mio, cantautore cristiano, Nico Battaglia, tutti quanti voi lo conoscete, e vi incoraggio ad ascoltarlo perché è uno dei cantautori più straordinari che abbiamo oggi in Italia, letteralmente. Quando anni fa gli è stato diagnosticato un tumore alla lingua, un ragazzo di meno di 40 anni che vive di musica, vive di canto, e il nemico aveva attaccato proprio lo strumento che lui usava per benedire la vita non di migliaia, di milioni di persone. E quando è arrivato lì per l'operazione, mi ha detto, noi dovremmo asportare un pezzo di muscolo dal suo braccio sinistro e applicarlo lì nella lingua, perché esporteremo il tumore e quindi lei non avrà più l'opportunità di cantare e non avrà più l'opportunità di suonare. Quando trovi qualcuno che affronta le cose in questa maniera, tu puoi decidere soltanto una cosa:
l'ultima parola spetta al Padre mio che è in cielo. Operazione, radioterapia, qualunque cosa. Uscì dall'ospedale e lo persero di vista. I medici non riuscirono più a trovarlo. Sapete perché? Perché dopo meno di un anno lui era in sala di incisione che stava registrando il nuovo album. Dopo un anno e mezzo mi ha raccontato, lui stesso in persona mi ha raccontato, dopo un anno e mezzo dice: mi sono presentato al chirurgo che mi ha operato. E il chirurgo mi ha chiesto: come sta? E pensava di avere davanti qualcuno che a stento potesse parlare, poteva parlare. Dalla mia borsa, dicevo, è uscito il mio CD e gliel'ho dato. Alleluia. E detto, lei aveva detto che non avrei più potuto cantare, che non avrei più potuto suonare. Io la ringrazio per quello che lei ha fatto, perché ha fatto un grande lavoro nella mia vita, ma nessuno è come mio padre. Colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a compimento. E il chirurgo, quando lo guardò, disse: glielo devo dire, non glielo ho potuto dire prima, ma glielo devo dire oggi. Da quando questo ospedale esiste e abbiamo cominciato ad operare questo tipo di problematiche, di tumori, dice, il suo intervento è stato il migliore che abbiamo mai fatto da quando esiste questo ospedale. Cioè, si vedeva già dal momento in cui lo stavamo operando che c'era qualcosa di speciale nella sua vita. E lui ha risposto: lei non sa quante persone stavano pregando in quel momento per quella situazione, ma una cosa è certa, disse il medico, quello che io vedo davanti a me non posso definirlo in altro modo se non come un miracolo. Sentirselo dire a un primario chirurgo non è cosa semplice. Amen? Non è cosa semplice. Ma la pace, lui mi raccontava questo Corrado, la pace e il riposo che io sentivo quando sono entrato in sala operatoria, dove sapevo che stava cambiando la mia vita per sempre. In quel momento avevo una pace soprannaturale nella mia vita. La vita non è fatta semplicemente di cose straordinarie, di miracoli meravigliosi. Perché voglio dirvi che il miracolo più grande non è la guarigione. Il miracolo più grande è avere pace durante la malattia. Un pastore si trovava in Africa parecchi anni fa e aveva iniziato un'evangelizzazione in alcuni villaggi che appartenevano ad altre religioni interne lì in Africa. E un giorno questo pastore fu minacciato e disse: se continui a predicare noi uccideremo te, tua moglie e i tuoi figli. E lui andò assolutamente convinto che il Signore in qualche modo lo avrebbe protetto. Un giorno arrivò in un villaggio e prese in ostaggio sua moglie e i suoi tre bambini. Misero la moglie in una fossa con i tre bambini e, puntando una pistola alla tempia del marito, dissero: se tu non rinneghi Cristo, noi seppelliremo vivi tua moglie e i tuoi figli. Io mi chiedo cosa avrei fatto io in quel momento, non lo so, sono sincero e onesto. Non mi sono mai trovato di fronte a situazioni, mi sono trovato in situazioni molto particolari, ma non come questa. E il marito pregava i carcerieri dicendo: lasciate andare mia moglie e i miei figli, prendetevela con me. Disse: no, se tu non rinneghi Cristo, noi seppelliremo viva tua moglie e i tuoi figli. E lui cominciò a piangere, disperatamente cercava di convincere questi uomini. E la moglie chiama il marito da dentro la fossa e gli disse: amato mio, non hai bisogno di decidere, perché non è tua la scelta. Noi abbiamo già fatto questa scelta anni fa, quando abbiamo deciso di seguire Cristo per la vita o per la morte.
si gira verso i suoi figli e dice così: bimbi, intoniamo quel canto che ci piace tanto, perché fra qualche minuto saremo tutti alla sua presenza. E cominciarono a seppellirli e morirono sotto terra. Il pastore non rinnegò la fede, la moglie e i figli morirono, lui fu liberato, ma ciò che successe dopo è qualcosa di incredibile, perché il seme di quella testimonianza portò grande salvezza e grande risveglio nei villaggi, perché si venne a sapere che qualcuno aveva avuto il coraggio di rimanere fermo nella propria decisione, portando avanti ciò in cui credeva. E le persone dissero: se questa fede è così forte da poter vedere la moglie e i figli morire davanti a sé, il Signore in cui lui crede è più potente della morte. Perché la pace che c'era nei loro volti non era umana. Vedete, il miracolo non è semplicemente la risposta che noi abbiamo. E io per onestà ve lo devo dire. Perché se siamo qui è perché qualcuno anni fa, secoli fa, ha pagato un prezzo molto alto che noi non stiamo più pagando. Gloria a Gesù. E noi stiamo godendo oggi della fede e il coraggio della vita dei nostri padri nella fede. Ma il miracolo più grande non è perché Dio risponde sempre, anche se noi crediamo che Dio in qualche modo risponde, ma il miracolo più grande è la pace che tu hai durante la tribolazione. Amen. Potrei raccontarvi testimonianze di questo tipo da qui fino a domani mattina, di miracoli incredibili. Ho visto i paralitici alzarsi dalle sedie a rotelle. Ho visto persone morire per un'influenza stupida. Ho visto tumori scomparire e disintegrarsi da un giorno all'altro, dove con le lastre da un lato e le lastre dall'altro lato i medici non riuscivano a capire se era una cosa falsa, perché dove è andato a finire il tumore? La Bibbia dice: è inutile che cercherai nemici, perché se anche li cercherai non li troverai, perché io li farò fuggire da te. Ci sono situazioni a volte che non capiamo il motivo, non abbiamo tutte le risposte, ma la più grande risposta e il più grande miracolo, stiamo parlando di Gesù, concludiamo con lui. Amen. Quando sulla croce, con una pace soprannaturale, il principe della pace disse, potendo semplicemente con una parola, un gesto, invocare il fuoco del cielo e sterminare tutti coloro che l'avevano dato alla morte, che lo avevano consegnato ai romani, farisei, esercito romano, ladroni, e chi più ne ha più ne metta. Sulla croce, sanguinante e dolorante, prego: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E dando un gran grido, dicendo: tutto è compiuto, dice la Bibbia, rese lo spirito e andò al Padre. La cosa più incredibile di Gesù, sapete qual è? Che lui non è stato ucciso. La cosa più incredibile di Gesù è che lui l'aveva profetizzato in se stesso, disse: io sono io che dono la mia vita, nessuno me la toglie. Io dono la mia vita per poi riprendermela. Sulla croce, ripieno della pace, diede la sua vita e tre giorni dopo se l'è ripresa. Tre giorni dopo è risuscitato, donando a tutti noi quella pace meravigliosa. E Gesù l'ha detto, e concludo con questo, quando disse: io vi dono, vi lascio la mia pace, e io vi do la pace non come la dà il mondo. Io vi lascio la mia pace non come la dà il mondo. Io vi do la mia pace. Gesù non ha detto abbiate pace. Gesù ha detto io vi do la mia.
Quando parlava della pace, parlava della sua. Quando parlava della gioia, diceva affinché la mia gioia sia completa in voi. Quando parlava dello spirito, parlava del suo spirito. Quando parlava dell'autorità, della fede, parlava della sua autorità, della sua fede. Noi abbiamo ricevuto tutto da Lui, tutto ciò che appartiene a Lui. E oggi io non so in quale condizione tu sia, ma una cosa è certa, c'è una promessa ferma e sicura. Nel tornare a me e nel riposare in me avrete la salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. E voglio profetizzare che da questo giorno in poi, qualunque cosa potrà accadere nella tua vita, le persone ti guarderanno e ti diranno: ma come fai? Ma come fai? Ma come fai ad avere questa pace, questa tranquillità, quando tutto attorno a te sta tremando e sta crollando, mentre io mi scippassi i capelli, io facessi cose di pazzi, e tu sei invece qua con una calma così, pare che non ti piovi, ti scivica, per i nostri amici napoletani, da dove ti piove ti scivola, no? Perché? E tu potrai testimoniare: io ho la pace del principe di pace dentro il mio cuore, qualunque cosa può accadere io so che lui è fedele e possono fare qualunque cosa, possono dire qualunque cosa, 1000 me ne cadranno a destra, 10.000 me ne cadranno a sinistra, ma la mia vita è ferma e sicura perché la mia vita è nelle mani del creatore del cielo e della terra. Io sono la pupilla del suo occhio. Chi tocca a me se la deve vedere con Lui. Per questo ho pace dentro il mio cuore, perché io so che mi appartengo. Amen. Passiamoci in piedi. Io so che gli appartengo. Io so che gli appartengo. Gabriella, quale tanto possiamo fare? Vieni qua Gabriella, guarda quanto possiamo fare, concludiamo e preghiamo per le persone. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai, stiamo per concludere. E vorrei chiedere a David e a Rosario di venire qua davanti, perché voglio chiedere, ci sono persone qui per le quali dobbiamo pregare, ci sono persone qui questa mattina. Voglio chiederti, tu che hai bisogno di preghiera, dobbiamo pregare i nostri amici che sono qui per la prima volta, situazioni incredibili dove tu in questo momento riconosci di non avere una pace molto stabile dentro di te, ma di essere una persona molto irritabile, che scatta la prima cosa, insomma riconosci che hai bisogno di questa pace soprannaturale che può essere data soltanto dal principe della pace. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati ed io vi darò riposo. Vieni avanti, vieni avanti, se hai bisogno di preghiera vieni avanti, fatti accompagnare da qualcuno, non ha importanza. Questo tempo di preghiera, prendiamocelo tutto quanto, prendiamocelo tutto quanto. Ci sono qua dei ministri del Signore, David e Rosario. Utilizziamo, sfruttiamo questo tempo insieme. Lascia che preghino per te in maniera particolare. Alleluia. Thank you.
Se mi trovassi nella tempesta, alcun mare io muoverei, perché Gesù I'm